Ok ragazzi, abbiamo appena completato la sfida dei mezzi marini delle grigie delle nuvole. È il momento di dirigerci dove si trova questa sfida per prendergli il dardo tonante che ci serve per arrivare alla Valle dei Non Morti e salvare Padrone Eon. Attenzione, cos'è questo? Ah! Fa spawnare le fenici. Spariamo le meteore. Adesso che ho fatto il potenziamento delle meteore da Stroblast, uso solo quello. Olè, cavoli, quanta vita c'aveva? No, aspettate, questo va avanti. Andiamo di qua prima. Mannaggia! Ah, ste nuvole che non mi fanno vedere niente! Ok, attenzione, forziere! Io trovare le cose e sono faccio cagare, però almeno uno dai. Attenzione, detenzione di Blaster Caster, di cui non si passa, prigioniero. No, non lo voglio aggiungere al mio mazzo. Vabbè, mazzo, ci penso quando gioco, non adesso. Allora, vediamo qui, scendiamo in collo e vediamo un attimo la zona. Beh, un labirinto di 3 metri, eh. Comunque a sinistra c'è forziere, adesso c'è l'altro corno. E prima, quindi prima andiamo a sinistra dove c'è il forziere roulotte. Che ricordo ce ne sono 5 o 6 in ogni macro sezione. Vai! Olè, grazie per le monete, ne avevo bisogno. E della pecora, ragazzi. Pallone pecora, posizionare questo tesoro leggendario nell'accademia per scoprire cosa può fare. 3 su 5, ah ok, sono 5 a macro sezione, ok. Che conta conta quelli che ho già trovato negli altri salvataggi, ok? Olè, vai! E siamo alla fine. Non è stato molto complicato uscire da questo labirinto, aveva 3 strade. Ah, una per piccoli tizi! Mannaggia, questo si è mangiato. Formaggio! Cavolo, stavo morendo e non me ne ho accorta! No, no, dai, dai, che siamo quasi al livello 14. Perché ho paura di attraversare? Ecco, questo raggio non mi fa niente perché ho paura di attraversarlo. Grazie per le monetine. Oh, le posso. Allora. Un tesoro, mio Dio, pensavo fosse una tazza di caffè. Allora, adesso qui dobbiamo vedere. Ecco, questo qua è. No! No, 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 aspetta. Posto! Ok, vediamo. Questo è il collo gigante, sì! C'è stato già un ritardo. Capitolo 14, cieli sgombri. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Che cosa c'è? Qui urge un mezzo volante dell'elemento aria. Lo prendo subito. Prima di arrivare al boss, che come avete ben intuito, Stratosfera è il primo boss del gioco. Andiamo con lo Sky Slicer a fare quest'area elementale, che almeno questa ce l'ho, porcata. Dai, già elementare. L'ultima volta,
Che registrato, abbiamo fatto una zona elementare dell'elemento acqua e dovevamo ascoltare una pecora. Una pecora sub. Sconfiggi tutti i nemici. Qui dobbiamo sconfiggere tutti i nemici, ok. Distruggi le torrette per aprire i bunker. Finisci rapidamente per guadagnare stelle. Va bene? 3, 2, 1. Okay. 40 nemici devo sconfiggere, ricevuto. Ah, le torrette contano come nemici, meno male. Vai, vai, sti aeroplani, facciamo fuori sti aeroplani, vai. Che sono classici aeroplani poi. Bunker aperto. Premi X per eseguire un avvitamento. Ah, perché c'avevo uno dietro, quindi per staccarmelo, avvitamento. Mannaggia. Vai, che danno. Adesso vabbè, io faccio cagare nel frattempo. Comunque vale la pena finire. Ah, i buchi sono per i potenziamenti. Ah, ho capito. No, no, ti dici che hai fatto di mia. Io devo fare di mia, voi non me, voi non voi me. Vai, 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 ma guarda quanto arrivano lontano i miei proiettili. Con ne avevo altri. Dai, manca 9, raga. 8. 7. 6. Cinque, quattro, meno male che ce la faccio. 3, 2, 1 e 0. Whee! Hai vinto. Ce l'abbiamo fatta. Una stella sono stato. Oh no, attenzione, finisci in meno di 2 minuti il terzo tick. Sono riuscito a prendere 2 tick perché la seconda era finisci in meno di 180 secondi, quindi meno di 3 minuti. Scegli un potere, attenzione, abbiamo, siamo saliti di livello. Manovrabilità per mezzi terrestri, mezzi marini o mezzi volanti. Mezzi volanti. Ok, abbiamo finito questa elementare, la seconda che facciamo. Attenzione, scende rapidamente picchiato con lo sky slicer e faccio più pensare contemporaneamente con il solame all'altra ad alta velocità. Questi sono tutti i consigli per i veicoli. Ok, zona elementare fatta, è il momento di andare ad affrontare il boss. Ok. Non vorrei sembrarti troppo esigente, ma quel lavoro che ti avevamo affidato non è ancora stato ultimato. Non avresti mai dovuto metterti contro un ricco e privilegiato residente delle nubi, Skylander. Ok. Devi chiamare l'Alba Stratosphere prima che distrugga tutto il regno delle nuvole. Datti da fare, Skylander. Devi avere un... Sì, non permettere questo. Stavamo parlando ancora, scusate, devo mettere la macchina, ecco. Vai, serve con astro blast.
Non permettere a quel cattivoio di essere con quel costolante. Assolutamente sì. Andiamo ad affrontare il primo boss del gioco. Cattura la tua stratosfera. Era questo il remix del Chef Zeppelin da Gap Team. Ti sparo! Io! Siccome c'è la modalità normale, dovrei riuscire ad avere un po' di difficoltà rispetto alla prima volta che l'ho battuto, che era una minchiata perché è modalità facile. Speriamo che abbiamo di avere un po' più di sfida. Eccola, ti raggiungo, maledetto. Vai! Ah, fai mettere... Rito! Ah! Ma non di tutti i fulmini, maledizione! Oddio! Ma che cazzo... Questa è nuova, aiuto! Aspetta un minuto! Quelle sono palle di fulmini! Ah, l'uso per proteggersi, io devo stare attenta a non prenderle in faccia e a spaccarle anche. No, comunque mettere come remix, come musica del boss, un remix dello Chef Zeppelin di Skylanders da fine è stato geniale, bellissima. Come musica quella è bellissima. Aiuto! No, ok. Vai, turbo, no, non c'è il turbo, porca vacca! È lontano un miglio! Ok, si è avvicinato lui. Ben detto, finisce adesso con io che ti distruggo, ecco. Grazie mille maestà. Oh, regno delle nuvole completato. Perfetto, abbiamo catturato la stratosfera, avete tutto il sequenziatore, avete distrutto le navi del trasporto, abbiamo preso tutte e tre le stelle. Perfetto. Proseguiamo e credo che sia arrivato il momento di andare a salvataggio di Eon. Abbiamo fatto. Sapevo che avrebbe funzionato. Il vostro motore dimensionale è stato sovraccaricato con il potere di 10 fantastiliardi di Saite. Adesso non avrei alcun problema a entrare nella landa dei non morti, Skylander. Ascolta, la calibrazione è una procedura delicata e richiede un po' di tempo. Ma non preoccuparti, il tuo mezzo sarà pronto in un batter d'occhio. Nel frattempo dovresti fare due chiacchiere con Buzz. Ha detto qualcosa tipo: non permetterò a nessuno Skylander di andare nella landa dei non morti senza aver superato l'addestramento del comando segreto ninja. Wow! Mi è sembrato piuttosto serio al riguardo. Ciao. Capitolo 15. Ho premuto anche tu. Capitolo 15, la landa dei non morti. Ok, prima di dirigerci ovviamente alla landa dei non morti, parliamo con Buzz, che probabilmente ci avrà da una di quelle sfide di cui avevo parlato, che dà in base allo Skylander con cui ci parli. Bada boom! Ce n'hai messo di tempo per arrivare, soldato.
Non lesinare sugli addestramenti. La landa dei non morti non è una passeggiata. Smettila di perdere tempo e mettiti al lavoro. Tira quella no. leva per cominciare il tuo addestramento. Non è una di quelle sfide di cui ho parlato. Però possiamo sbloccarla. Mi sa che però sono sbloccate, perché adesso è comparso un... sono comparsi tre puntini su base per fare tipo le sfide di questo Stemio Skylander. Ma penso che le faremo... Ah, dobbiamo sconfiggere tre, ok. Ma penso che... perché questo è il cappello? Ma penso che dovremmo sconfiggere... ma penso che li faremo qui il gioco, almeno le sfide per gli Skylander di qualche mezzo, quindi 4. Spitfire, Astroblast, appunto Stormblade, Gigant. Stealth, non ho il suo mezzo, quindi non possiamo usarla. Non possiamo fare le sue sfide. Così va bene, Skylander. Così va proprio bene. Ti sembrerò severo, ma il fatto è che tu sei la nostra unica speranza di riuscire a riportare qui Padron e io. Eh già. Il tuo mezzo dovrebbe essere pronto per il viaggio alla landa dei non morti. Vai a parlare con Flynn quando sarai pronto a partire e torna sano e salvo. O dovrai fare i conti con me. Sei congedato. Ok. Sono l'agente 11 e 3 quinti del comando segreto Ninja e sono qui per assegnarti delle missioni top secret. Le sfide supercharged. Per affrontare questa sfida devi avere la giusta combo supercharger sul portale. Oh, attenzione. 54 stelle, cavolo. I supercharger in totale sono tutti questi supercharger, che sono in totale 5, 10, 15, sono 18 i supercharger. Ovvero vediamo Spitfire, che ci abbiamo, questo qui che non so chi sia, Gigant, Stormblade, quello che non mi ricordo come si chiama, Jetpack, Astroblast, Knight qualcosa, che è quella di cui parlavo l'altra volta che avrei voluto prendere, che però non l'ho più presa come Skylander. Pop Fizz, che sono supercharger, oddio, non mi viene il nome di lui, peccato. Stealth, Eruptor e Aptor, o come cavolo si chiama. Terrafind, questo che non so come si chiami, comunque un faun. Questo che non so come si chiami. Però viene da Swap Force, ricordo. E questo che non so come si chiami. Intanto vediamo come si chiama. Dov'è l'incendio? Completa la gara nel minor tempo possibile. Prendi più boss di accelerazione di seguito per mantenere la massima velocità e guadagnare punti. Record 0 nessun punto. Per giocare questa sfida ti servono 6 supercharger che è in mezzo. Poi bomba o non bomba, completa le gare più velocemente possibile senza saltare in aria sulle mine. Poi getta la lenza, cattura quanti più pesci giganti possibile prima che il tempo scada. Attraversa le porte blu per guadagnare bonus tempo. Poi costa fulminia, completa la gara nel minor tempo possibile. Prendi più bonus di accelerazione di seguito per mantenere la velocità massima. Poi dai il tono, raccogli quante più note musicali possibile prima della fine della gara. Ma sta attento agli altoparlanti. Fai scoppiare quanti più palloncini possibile prima della fine della gara. Fai scoppiare più palloncini 20 di seguito per un moltiplicatore di punteggio. Poi un faro nelle tenebre, raccogli lampadine per tenere lontano il buio fino alla morte della gara. Fino alla fine della gara, scusate. Un colpo a buio, riempi l'indicatore del buio il prima possibile compendo i cristalli di luce urtandoli contro in mezzo. Poi Alchemix, raccogli quante più pozioni attive blu o rosse possibile prima della fine della gara. Poi Patrick Epia, come si chiama, se non ricordo, se lo ricordo adesso. Pazzo per i fuochi d'artificio, raccogli i globi e colpisci le scatole per creare quanti più fuochi d'artificio possibile alla fine della gara. Usa le porte per ottenere moltiplicatori di punteggio, va bene? Gonzavia, colpisci quante più api possibile prima della fine della gara. Colpisci più api di grandi di seguito per moltiplicatori di punteggio. Tiro alla pecora, colpisci quante più pecore possibile prima della fine della gara. Vuoi gli insetti? Usa gli insetti grossi per incrementare il moltiplicatore di punteggio. Colpisci quanti più insetti possibile per mantenere un livello alto l'indicatore e ottenere un punteggio record. Di tutti i colori, attraverso le porte colorate per guadagnare punti. Cambia colore da porta a porta per ottenere un moltiplicatore di punteggio. Salvataggio di insetti, raccogli quante più farfalle possibile prima della fine della gara, ma evita le nuvole verdi velenose.
Distruzione e rovina. Distruggi quanti progetti possibili prima della fine della gap. Rendi più colle ragioni di seguito per ottenere moltiplicatori di punteggio. Caccia fantasma selvaggio. Cattura il fantasma 3 volte prima della fine della gara. Veloci come una freccia. Colpisci i ladri e raccogli quanti punti avanti rubati possibile prima della fine della gara. Ok, queste sfide, quelle che potremo fare, le faremo a fine gioco, quando avremo finito la modalità storia, dovremo fare quelle di Spitfire, la batteria contro le cose scarica, e te pareva. Spitfire, Gigant, Stormblade, Astro Blast e basta. Solo questi quattro, perché Star Death ce l'ho mandato in mezzo. Sarebbe bello però avere tutti i supercharge. I supercharge di quei personaggi mi piacciono davvero tanto, sono molto belli. Ma ok, io direi di andare a parlare con Finn. Io direi di andare a parlare con Finn e tra l'altro di cambiare scalente, perché la sovrastrada l'abbiamo utilizzata abbastanza. Ho intenzione di cambiare personaggio per la valle dei non morti. Flynn, è normale avere un po' di paura. Nessuno di noi vorrebbe andare nella landa dei non morti. Hey, io non ho paura. È solo che mi piace tantissimo il polpettone, ecco. Boh. La landa dei non morti deve essere il posto in cui ci stavano portando quelle navi. Scommetto che il conte Manibon ci ha costruito una prigione. Questo significa che oltre a Padron Eon potrebbero esserci altre persone in pericolo. Dobbiamo muoverci, non c'è tempo da perdere. Sei pronto, Skylander? Assolutamente sì, però prima devo cambiare per Skylander. Scusate un attimo, non fare moonwalk, sto a Astro Blast, è una situazione seria. Non sto a fare moonwalk. Dai, questa volta adesso mettiamo Spitfire. Per caricare in mezzo. E adesso possiamo dirci la vera non morti. Sei pronto a partire per questa missione, Skylander? Andiamo alla landa dei non morti adesso.